Poracci, prima di iniziare vi ricordo che domani sarà un appuntamento pieno di live. Seguiremo il Nintendo Direct dedicato al film di Super Mario Bros. A partire dalle 22:30 e in chiusura guarderemo anche il Capcom Spotlight, mentre per il Level 5 Vision purtroppo non riuscirò a essere presente dal vivo. La presentazione infatti sarà a mezzogiorno. Non mancherò comunque di aggiornarvi con shorts e contenuti vari anche su Instagram su quello che verrà mostrato. Quindi mi raccomando, segnatevi tutti gli appuntamenti di domani. Va bene, iniziamo subito a bomba con solo risposte sbagliate. Alberto è stato rapidissimo nel riconoscere il Metroid più schifato di sempre, Other M, e proprio per questo sono rimasto scioccato nel constatare che siano state pochissime le risposte tipo Nerdroid o Other Merd. Qui sto coltivando un pubblico troppo raffinato, non ci siamo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che, se lo guardate, non vi cancella i salvataggi. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di argomenti che già so faranno parecchio discutere. Ma risparmiate le vostre energie, iscrivetevi subito al canale e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare. Mi raccomando, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo dall'angolo della poracciata interrompendo però una tradizione. Niente Epic Game Store, mi dispiace. Però ecco, citiamo comunque uno dei grandi protagonisti di questa rubrica, l'Xbox Game Pass. Infatti la lineup di marzo è bella scoppiettante. L'acclamato Guilty Gear Strive è disponibile da oggi sia su console che PC che in cloud, mentre presto arriveranno anche Valheim su console il 14, Civilization 6 su tutte le piattaforme il 16 e anche Nino Kuni 2 per PC e console il 21 marzo. Attenzione però, perché le versioni di Dead Space 2 e 3 pubblicate a partire da domani saranno disponibili unicamente in streaming tramite l'EA Play. Ieri invece sono arrivati i giochi di marzo del PlayStation Plus Essential e come al solito vi consiglio di riscattarli immediatamente anche se non avete intenzione di provarli all'istante, perché non si sa mai, prima o poi potrebbe venir voglia di provare Battlefield. Così, a caso. Ma intanto avete recuperato il video sui giochi 3DS da comprare prima che l'eShop chiuda il 27 marzo? Spero di sì, e in caso buone notizie per tutti voi. Stanno partendo infatti delle campagne sconti per celebrare gli ultimi istanti di vita di 3DS e Wii U. Thunderful Games sconta tutto il suo catalogo dell'80% e in mezzo ci sono anche tre titoli di Steam World, oltre che un'infinità di giochi di Hello Kitty, mentre WayForward applica il 50% di sconto su tutta la serie di Shantae, sia su 3DS che Wii U. Insomma, siamo entrati ufficialmente nel fuori tutto prima della cessata attività. Pure Nintendo ha deciso di fare la poraccia al 100%. Vi ricordate? Abbiamo parlato di quell'incredibile bundle pensato per il mercato americano dove, in occasione del Mario Day 2023, Nintendo avrebbe proposto una Switch base, un download a scelta tra tre titoli e degli adesivi del film di prossima uscita, il tutto a $300. Beh, questa super offerta arriva pure in Europa, ma in qualche modo ci becchiamo un bundle ancora più poraccio. L'offerta Choose One diventa un semplice prenditi Odyssey e non rompere. C'è qualcuno di voi attratto da questo pacchetto? A proposito, ve l'ho già segnalato nel gruppo delle offerte poracce, ma ve lo ripeto anche qui, se siete tra i collezionisti che vogliono proprio tutto quello che uscirà a tema Tears of the Kingdom, o in alternativa cercate qualcosa di meno costoso rispetto alla Collector's Edition, sul My Nintendo Store sono proposti dei bundle molto interessanti che aggiungono non solo dei bonus pre-order gratuiti, ma anche dei piccoli extra se si è disposti a pagare qualcosina in più. Che ve ne pare? Ah, a proposito di edizioni fisiche, Fangamer ha annunciato la Deluxe Edition di Tunic e, oh mio Dio, è fantastica! È esattamente come me la immaginavo. Oltre ai vari bonus, c'è anche una versione fisica del manuale di gioco di cui vanno recuperate le pagine durante l'avventura. Il prezzo è anche contenuto per quello che propone, $45, ma appunto si tratta di dollari. Per quanto Fangamer abbia promesso l'arrivo di questa edizione anche in Europa, per ora non c'è una data di pubblicazione per il vecchio continente. Vi terrò aggiornati, come al solito, nel gruppo delle offerte poracce appena questa bellissima edizione sarà prenotabile anche per noi. E per finire con le poracciate made in Nintendo, è finalmente uscita una demo dello spin-off di Bayonetta dal titolo troppo lungo per ripeterlo adesso.
Sono pigro. Il livello segreto di Bayonetta 3 non è che mi abbia fatto impazzire, però le preview parlano di un titolo sorprendentemente action e molto meno adventure di quanto ci si aspettava. Non so, credo che il prezzo piano allontanerà tanti dall'acquisto di questo potenziale Okami 2.0 e forse è un po' un peccato, però dai, magari la demo ci farà capire quanto può essere interessante questa nuova produzione Platinum Games in uscita il 17. Venerdì della prossima settimana. E dobbiamo anche parlare dei dati di vendita in Giappone, perché possiamo dare uno sguardo ampio su tutto il mese di febbraio, che segna un vero e proprio punto di rottura del mercato. Per la prima volta dopo anni, Switch non è più la console più venduta del mese. L'hardware Nintendo cede il posto a PlayStation 5, che con oltre 366.000 unità vendute ha registrato un incremento del 450% rispetto a febbraio dello scorso anno, e anzi è riuscita a vendere in un solo mese quello che aveva venduto tra gennaio e aprile del 2022. Nonostante questo grandissimo successo, la classifica software rimane però a favore di Switch, dove praticamente tutte le prime posizioni sono occupate da software per la console ibrida. Incredibile comunque il risultato di Hogwarts Legacy, che si conferma anche sul suolo nipponico come uno dei titoli più venduti in assoluto degli ultimi mesi. Ma ora vi chiedo, siamo veramente alla fine del regno incontrastato di Nintendo Switch? PS5 riuscirà a replicare il successo di PS4? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Dopo il leak di un possibile arrivo della next gen a Nintendo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, si è iniziato a discutere tanto del possibile successore di Switch. E uno degli argomenti che più in assoluto ha spaccato in due la community è la retrocompatibilità. E un noto programmatore, famoso su YouTube grazie al canale Modern Vintage Gamer, ha detto la sua sull'eventuale continuità tra Switch e Switch 2, creando un bel dibattito che si è trasformato immediatamente in panico generalizzato. Cerchiamo di fare chiarezza, ma prima vi consiglio ovviamente di recuperare il video originale che vi lascio in descrizione prima di gettarvi a testa bassa nella discussione. Allora, secondo MVG, la retrocompatibilità non è da dare per scontata, anzi potrebbe essere di difficile implementazione visto il passaggio generazionale. Se i rumor sulla possibile dotazione hardware di Switch 2 si rivelassero corretti, questo significherebbe passare da un system on chip Nvidia Tegra X1 basato sull'architettura Maxwell a un nuovo system on chip, sempre Nvidia, ma basato su architettura Ampere o Lovelace. Questo cambio generazionale, sempre per MVG, non renderebbe semplice la comunicazione tra i due hardware, creando una incompatibilità binaria tra i due chip, anche se condividessero tante caratteristiche, come ad esempio l'architettura ARM 64. E come si risolve un problema del genere? Beh, ci sono parecchie soluzioni, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. La prima è tramite l'emulazione software, ma questa richiederebbe un hardware estremamente potente, una strada che Nintendo di solito non percorre, soprattutto in vista dell'ottica del contenimento dei costi. Altrimenti si potrebbe sperare, un po' come accadeva con Wii U e come succede anche con PS5, che il nuovo system on chip sia retrocompatibile nativamente con il Tegra X1 e che includa al suo interno delle modalità per allinearsi al funzionamento dell'hardware ormai superato, ma al momento non c'è nessuna conferma al riguardo. Ci sarebbe poi un'altra opzione, molto più costosa, utilizzata sui primi modelli di DS e Wii, ovvero dotare la nuova console di un chip Tegra X1 al suo interno e anche di uno slot cartucce, proprio per avere una Switch in tutto e per tutto all'interno della console più potente. Capite che anche questo, nell'ottica di contenimento dei costi, non sarebbe affatto uno scenario plausibile. Per Modern Vintage Gamer, la soluzione più probabile è quella che i giochi vengano patchati singolarmente per essere portati uno ad uno sul nuovo hardware, ma è praticamente impossibile pensare che questo avvenga per tutta la libreria, e quindi la retrocompatibilità sarebbe estremamente selettiva e limitata esclusivamente ai titoli che Nintendo riterrà opportuno portare anche sul nuovo hardware. Per carità, sono tutti ragionamenti giusti e corretti, e sicuramente Modern Vintage Gamer ne sa molto più di me a livello tecnico, ma come fanno notare in molti nei commenti, l'autore ha tralasciato una delle opzioni più probabili, ovvero quello di un layer di compatibilità o di traduzione che risolverebbe in modo molto semplice e in gran parte automatico l'incompatibilità tra l'architettura del system on chip di Switch e quella del suo successore. Un'opzione appunto non così assurda, proprio perché trattandosi sempre di hardware creati direttamente da Nvidia sotto la supervisione e le richieste
3DS di Nintendo, questi potrebbero già essere stati progettati con questo salto generazionale in mente. La verità è che per ora queste sono tutte speculazioni e la retrocompatibilità o meno sarà garantita solo da un fattore, da quanto Nintendo la riterrà importante per gli utenti. Siamo veramente sicuri che la retrocompatibilità sarà un fattore così determinante nell'acquisto di una nuova Switch? Io la mia risposta già ce l'ho, anche prendendo in considerazione le dichiarazioni dei dirigenti Nintendo fatte fino a questo momento, ma aspetto di sapere anche la vostra. Ma passiamo ora a un fattaccio: si continua a parlare di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma non per dei buoni motivi. Se speravamo che il pessimo stato con cui sono stati lanciati i due titoli potesse migliorare con l'uscita di nuove patch, in realtà le cose a tratti sembrano andare in direzione diametralmente opposta. Con l'arrivo della patch 1.2.0 si stanno moltiplicando le segnalazioni a dir poco inquietanti. Non sappiamo ancora quale sia la diffusione di questo bug in particolare, ma su Reddit ci sono un po' di utenti che sono incappati tutti quanti nella perdita dei propri salvataggi di gioco senza alcuna possibilità di recupero dei propri progressi. Inizialmente si pensava che la perdita dei salvataggi dipendesse dal tentativo di legare la propria partita all'account di Pokémon Go o all'acquisto in pre-order del DLC, ma le varie segnalazioni riportano in realtà tutte casistiche differenti e tutte quante riconducibili esclusivamente all'aggiornamento della versione 1.2.0, che in qualche modo porterebbe alla potenziale perdita dei salvataggi. E ricordiamoci che Pokémon è uno dei titoli a non supportare alcun tipo di backup dei save file in cloud, quindi se i salvataggi si perdono diventa impossibile recuperarli. Ora la buona notizia è che parliamo di un gioco che ha venduto milioni e milioni di copie e l'incidenza di questo problema sembra minima. Per ora è infatti limitata a meno di un centinaio di segnalazioni in tutto il mondo. Però non c'è stato ancora nessun comunicato ufficiale da parte di Nintendo né la smentita che si tratti di una fake news, quindi per ora non c'è molto da aggiungere e non possiamo fare altro se non sperare di non incappare in un problema del genere. C'è qualche poraccio così poraccio da essersi beccato il bug? E chiudiamo poracci con una notizia dell'ultima ora. Starfield è stato rimandato di nuovo, ma ora, se non altro, abbiamo un quadro molto più dettagliato di come Microsoft deciderà di muoversi per la seconda metà dell'anno. Diciamocelo, un po' questo rinvio era nell'aria, soprattutto dopo che Starfield non solo era stato il grande assente del Developers Direct di qualche settimana fa, ma anche perché la prima metà dell'anno sembrava già delineata dai vertici Microsoft. Quindi, senza troppe sorprese, Todd Howard ci ha fatto sapere che la data slitterà al 6 settembre e l'11 giugno ci sarà spazio per un corposo evento dedicato interamente alla produzione Bethesda, una data che non capita a caso perché la presentazione inizierà esattamente dopo la fine dell'Xbox Games Showcase, l'evento estivo che non sarà legato direttamente alle 3, ma che sarà sostanzialmente la classica conferenza dal vivo che ci aspettiamo in quelle settimane. Sarà questo l'ultimo rinvio per Starfield? Speriamo di sì, ma a questo punto bisogna chiedersi se anche gli altri titoli presentati a giugno 2022, previsti per una pubblicazione entro i successivi 12 mesi, potrebbero subire lo stesso destino di Starfield. Insomma, sapete a che nome sto pensando, no? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova live, magari anche dei nuovi video e niente, voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Salvataggi, Michele Retrocompatibile, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ciao, 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 ciao.